bilanciare, capovolgendo i ruoli, facendo io qualche domanda a voi. E vi volevo chiedere innanzitutto quanti di voi, per alzata di mano, hanno un giornale a casa? No, non siate timidi. Ok. Dunque, magari perché lo comprano i vostri genitori. Voi lo leggete? Insomma, più o meno. Ok. Poi volevo chiedere, avete un giornalino a scuola? Non mi sono accorto di questo, ok? Ok, va bene. Qualcuno di voi vorrebbe fare il giornalista? Ci ha mai pensato almeno? Ok. Ma vi facevo queste domande perché comunque nell'età delle superiori per me c'è stata l'idea iniziale di provare a fare questo mestiere. E mi chiedevo se sarebbe stato possibile farlo, innanzitutto da un punto di vista, come devo dire, ideale. Mi chiedevo, ma le cose in cui credo, le cose che vorrei fare, che per me sono importanti, sono coerenti con questo tipo di lavoro? Quando lo dissi per la prima volta a mio padre, disse che ci vorrà un pelo sullo stomaco, quindi insomma, quasi come se il figlio fosse destinato a fare una brutta fine. Ho scoperto per fortuna che non è così, però va detto che tutto ciò che un giornalista si porta dentro, tutto ciò che si porta dietro della propria storia, come avete sentito anche da Pietro, passa inevitabilmente da un vaglio che è quello della concretezza, della redazione. Fare un giornale è anche qualcosa di industriale, non voglio dire che sia come fare una scatoletta di pomodori pelati, perché ha sicuramente un valore molto superiore, però deve passare da una fase quasi di scatolamento, no? In cui dentro un contenitore bisogna mettergli un contenuto. Può questo passaggio essere coerente, compatibile con i vostri valori più belli, i vostri ideali, la vostra gioventù, la vostra freschezza? Per provare a ragionare insieme su questo, volevo portarvi idealmente all'interno della redazione, che è il luogo dove si mettono in gioco tutte queste cose. La nostra giornata lavorativa comincia più o meno alle 10, adesso sono le 10.40, quindi questo è il momento in cui io sono qui, ma ci sono dei miei colleghi che stanno iniziando a mettersi in moto. In che modo? Innanzitutto, la redazione deve, ovviamente, avete sentito prima da Pietro, il giornalista è come una vedetta, quindi la prima cosa da fare è cercare di guardarsi intorno. Nella realtà di oggi, guardarsi intorno è innanzitutto accendere, nella prassi della mattinata, accendere il proprio computer, iniziare a guardare le email. Un tempo il contatto con le redazioni era assicurato dai fax, cominciavano ad arrivare nel fax le notizie e anche gli dispacci d'agenzia. L'altra cosa importante, leggere i quotidiani, leggere soprattutto quello che hanno fatto gli altri, i nostri concorrenti, ma anche i giornali nazionali. Io il consiglio che do a tutti quelli che magari hanno qualche anno, appena qualche anno più di voi, magari primi anni di università, e si presentano in redazione perché vorrebbero collaborare, dico proprio questo, cioè innanzitutto bisogna che abbiate delle buone letture, perché le buone letture sono dei modelli, sono delle fonti di ispirazione, sia nella scrittura che nella scelta degli argomenti. Scoprirete di essere appassionati a un tema piuttosto che a un altro, allo sport, oppure alla politica, oppure alla cronaca bianca, come citava, secondo la suddivisione che citava anche prima il collega. E questo
già una prima cosa importante da fare. Poi bisogna, le notizie bisogna saperle scegliere, questo è l'altro fattore importante nella nostra mattinata. Vi cito alcuni di quelli che all'università da me chiamavano valori notizie, insomma ce ne sono molti, ma per darvi un'idea ve ne cito alcuni. Il numero di persone coinvolte, per fare un esempio, se avete visto i giornali di oggi, tutti hanno un servizio sulla protesta degli imprenditori in piazza a Roma, perché? Perché una quantità di persone hanno riempito un'intera piazza, è una quantità impossibile da ignorare. Allo stesso modo, nelle nostre cronache ci sono notizie, per esempio, oggi c'è la notizia sulla Ferretti, è un'azienda importantissima con tanti dipendenti. Ragioniamo sempre di numeri, quante persone sono coinvolte, potenzialmente interessate a questa notizia? Molte, quindi bisogna che la cosa vada sul giornale, non possiamo assolutamente ignorarla. Poi, per esempio, altro valore, la qualità di queste persone. Prima avete sentito l'esempio: se l'aereo del Presidente della Repubblica non riesce ad atterrare, quella è una persona, un numero molto ridotto di persone, però è una persona importante. Allo stesso modo, un incidente stradale, se è coinvolto, anche magari in forma soltanto lieve, però è coinvolta una persona importante, fa più notizia. Avete sentito Balotelli per una rissa in discoteca? Quanto se ne è parlato di Balotelli? Questo perché ovviamente è una persona ed è molto conosciuta. Questo è per farvi un esempio. Poi dobbiamo confrontarci tra di noi. Persone che lavorano nello stesso gruppo, sotto lo stesso tetto, nella stessa stanza, devono passare molte ore di lavoro insieme, devono parlarsi, devono riunirsi, perché c'è un momento fondamentale che è la riunione di redazione. Questo è il momento in cui il giornale inizia a prendere forma, perché ci si confronta, perché ognuno espone le proprie idee. Secondo me è più importante oggi, bisogna che ci occupiamo della Ferretti, un altro può dire sì, però abbiamo pronto anche un altro servizio, non dimentichiamocelo. Questo è il primo momento in cui il giornale inizia a prendere forma, ad avere vita, prima di tutto nelle nostre teste. E il resto viene in qualche modo di conseguenza. Generalmente del lavoro si fa a pomeriggio e si fa con l'impaginazione del giornale. Forse sapete, forse qualcuno vi avrà già spiegato come si chiamano, insomma, gli elementi principali che sono all'interno di una pagina. Ovviamente ci sono dei pezzi, degli articoli, ok? Ci sono le foto, la cui importanza è sempre crescente, è stata sempre crescente nel corso degli anni. Se voi vedete uno dei giornali anche solo di 30 anni fa, 40 anni fa, erano, come diciamo noi, delle colate di piombo, perché erano, pensate, alla prima pagina tutta scritta, non c'era una foto, non c'era nulla. Da un punto di vista grafico i giornali sono molto migliorati da questo punto di vista. Questo perché? Anche per venire incontro ai vostri gusti. Prima dicevamo, voi siete soprattutto attenti alle immagini, magari fate, non siete abituati a seguire testi troppo lunghi sul modello dei tweet o dei post di Facebook. Naturalmente, come diceva Pietro, bisogna sforzarsi, perché non è possibile riassumere qualcosa di troppo importante in troppo poco spazio. Però i giornali, tutti i giornali, hanno cercato nel corso del tempo di venire incontro a una società che cambia e anche a dei gusti che cambiano, i gusti del nostro pubblico. Per cui più spazio alle immagini più grandi anche. Poi ci sono i titoli naturalmente sono l'aspetto fondamentale, perché è il primo che notate, il primo che leggete. Naturalmente vanno
possono avere modelli diversi, non tutti i titoli sono uguali, se vedete, magari ci sono alcuni che sono stretti e hanno più righe, alcuni che sono lunghi ma sono schiacciati in una riga sola. Anche questo tante volte in redazione ci chiediamo come, quando prepariamo le pagine ci chiediamo come farlo. Per esempio, se è una notizia di cronaca molto secca, molto diretta, per esempio si schianta il motorino, è meglio una riga sola. Se è un concetto più complesso, allora magari diciamo ok, cerchiamo di usare una pagina che abbia, che non sia così secca, ma aiuti il nostro lettore a comprenderla meglio la notizia. Ecco, vedete, tante volte il timore o il pregiudizio o il giudizio fondato, perché delle volte è assolutamente fondato, sui giornali è che non si pensi particolarmente al contenuto, no? Una notizia viene sparata, viene data, poi chi se ne frega. Cioè, c'è l'attenzione al modo in cui questa informazione passa. Questo è un valore sicuramente molto importante per la nostra categoria. Diciamo che questa parte di impaginazione, noi usiamo la parola desk, che come sa chi conosce bene l'inglese è scrivania, perché purtroppo è alla scrivania che passiamo buona parte della nostra giornata. Questa parte di desk la dura fino più o meno alle 21 di sera, quindi fate un attimo i vostri conti, dalle 10 della mattina più o meno quando inizia la giornata, andiamo avanti più o meno fino alle 21, con una pausa in mezzo ovviamente. E questo è ovviamente il nostro obiettivo è quello di coprire la maggior parte della giornata, per cui una volta, quando iniziai, una delle prime volte che entrai al cammino da collaboratore, chiesi se potevo venire per portare un articolo che avevo preparato, se potevo venire la mattina alle 8, e il mio capo di allora mi disse: oh, guarda, i giornalisti sono dei dormiglioni, per cui insomma devi venire decisamente più tardi. In realtà sono dei dormiglioni fino a un certo punto, nel senso che poi tante volte si va anche a dormire tardi, perché bisogna tenere sotto controllo la maggior parte della giornata. Chiaramente se succede qualcosa tardi, soprattutto di solito è cronaca nera, ma può anche capitare di imparare tardi un altro tipo di notizia, per esempio possono essere, per esempio è successo di solito quando viene esonerato un allenatore di una squadra di calcio, di basket, solitamente avviene la sera, quindi ecco, non soltanto notizie di cronaca, ma anche notizie di altri settori possono maturare la sera, e bisogna che cerchiamo di tenere sotto controllo il più possibile la giornata. La giornata si completa con la composizione della prima pagina, ovviamente, poi con le civette. Le civette sono quei fogli di carta che trovate fuori dalle edicole e che riassumono in poche righe le notizie principali della giornata. Ovviamente servono a vendere, non nascondiamoci questo, insomma, così come dicevo prima, la scatola dei pomodori pelati ha bisogno magari di un bel colore, un rosso acceso che magari colpisca l'attenzione quando si passa sugli scaffali del supermercato, anche i giornali hanno questa esigenza, hanno l'esigenza di colpire, hanno l'esigenza di interessare, e lo facciamo appunto soprattutto con questo strumento. Questa è la parte che potremmo paragonare a una gara dei 100 metri, nel senso che chiaramente conta sicuramente lo scatto, il colpo di reni, avere un particolare in più della concorrenza, avere una notizia che abbiamo solo noi e non ha la concorrenza. Però c'è anche, il giornalismo non è solo questo, il giornalismo è anche una maratona. Pensate al fatto che prima sono stati citati i giornali più longevi, quelli che hanno una maggior tradizione. Il resto del cammino
è nato nel 1885, quindi ha quasi 130 anni di storia ed è tra i più antichi. Questo naturalmente, se vogliamo guardare proprio un arco di tempo molto lungo, ma anche nel breve, ma anche solo in un anno solare, non tutti i giorni succedono fatti clamorosi, fatti dimissioni di sindaci, incidenti mortali o disgrazie particolarmente rilevanti. Ci sono molti giorni in cui il giornale semplicemente racconta la vita della città, negozi che aprono, negozi che chiudono, palestre che fanno un servizio nuovo, quello che succede nella città, i piccoli appuntamenti della giornata, cosa fanno le nostre squadre del cuore giorno dopo giorno. Per cui c'è una buona parte che invece ha un passo lento, che però almeno a me personalmente è quello che piace di più, perché è quello che aiuta di più la riflessione, aiuta di più la consapevolezza e cerca di sintonizzare soprattutto con voi, con i vostri desideri, le vostre aspirazioni, i vostri gusti, i vostri stili di vita. C'è un'ulteriore parte della giornata che di cui non si occupa la redazione, però comunque a una certa ora andiamo a casa, fortunatamente, ed è il fatto che il giornale poi deve essere stampato. Questo nel caso del Carlino avviene a Bologna. Questa cosa è per dirvi che c'è tutta una parte che non vediamo, di cui non si occupa chi firma l'articolo, anche l'articolo più importante del giornale, l'articolo più importante, l'apertura dell'edizione, non è tutto, c'è una squadra dietro. Ecco, il concetto che vorrei che vi passasse è questo: c'è una squadra dietro, fatta di tanti lavori. I poligrafici sono quelli che concretamente impaginano, quelli che concretamente fanno il lavoro. Noi gli chiediamo, prima vi dicevo, la parte di composizione della pagina, questa è una parte che tocca a loro, noi gli diciamo cosa devono fare, loro devono concretamente disegnarla al loro computer. E poi c'è tutta la parte degli stampatori, di quelli che fanno funzionare la rotativa. C'è la parte di chi nel cuore della notte, con un camioncino, va a prendere i giornali per portarli poi alle edicole. Come vedete è assolutamente un gioco di squadra, è cambiato nel tempo, così come nel calcio adesso va di moda il tiki-taka, va di moda il 3-4-3 come modulo. In passato si giocava col catenaccio, tutti in difesa. Allo stesso modo anche nel giornalismo le cose sono cambiate molto. C'erano tempi, prima vi ho citato, adesso arrivano per email, abbiamo dei telefonini anche nei quali riusciamo a leggere la posta elettronica, riusciamo a navigare. Un tempo arrivavano magari semplicemente via fax, un tempo si stampava in maniera diversa, non c'erano chiaramente computer. Addirittura, pensate, questo è una cosa che mi ha sempre colpito, perché cambia concretamente anche il lavoro della redazione. Si scriveva con le macchine da scrivere, più o meno alle 18 bisognava avere finito di scrivere gli articoli. Vi ho detto invece prima, noi più o meno fino alle 21 siamo tutti sul pezzo, tutti in servizio, quindi pensate, sono 3 ore di differenza. Poi c'era un giornalista che doveva incaricarsi di raccogliere tutti i fogli scritti a macchina e metterli in una busta e portarla in stazione. Perché in stazione? Perché c'era un addetto incaricato dal giornale raccogliere lungo la linea ferroviaria che da Bologna scendeva verso Rimini, di raccogliere tutti gli articoli di tutte le redazioni per riportarli poi successivamente a Bologna, dove veniva impaginato il giornale. È un modo di lavorare radicalmente diverso, però anche in questo caso c'è una costante che rimane, ed è il concetto di squadra.
non c'è un uomo solo al comando prima, non c'è un uomo solo al comando oggi, in nessun caso. Per cui, visto che questa mattinata è intitolata il kit del giornalista, io pensavo insomma a che cosa consigliarvi di mettere nelle vostre borse, nei vostri zaini del giornalismo oggi, ma del giornalismo sempre. Questa è la prima, il primo aspetto, la capacità di fare squadra, di mettere da parte a volte anche le opinioni personali. Avete sentito prima Pietro che diceva non è che l'articolo è quello che pensate voi. Questo è un primo aspetto, ce ne sono altri. C'è la capacità di dialogare, la capacità di andare d'accordo con i colleghi, la capacità di ascoltarsi, di, attraverso le proposte, attraverso il dialogo in redazione, di riuscire a fare un giornale che sia migliore. Questo è il primo aspetto. L'altro sul quale vi volevo focalizzare è l'entusiasmo. Non penso si possa fare giornalismo senza entusiasmo, innanzitutto perché è un lavoro bello e poi perché è fondamentale la capacità di sintonizzarvi su ciò che accade in città, da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista emotivo. Cosa vuol dire questa differenza? Da un punto di vista pratico significa che ovviamente c'è un avvenimento importante, pensiamo a una partita, mettiamo che giochi la nazionale di calcio allo stadio di Forlì. Bisogna esserci, questo è sintonizzarsi in maniera pratica significa esserci e scrivere. Ma non è solo quello, è anche sapere condividere le emozioni che questo avvenimento provoca sulla città, sui tanti tifosi, sui tanti spettatori di quell'evento e saperlo comunicare il giorno dopo, con il giornale. Questo è l'aspetto forse più importante ed è il motivo per il quale dovreste preferirci a ciò che trovate su Facebook, su Twitter, su YouTube. È vero, altre forme di comunicazione possono essere più immediate, possono arrivarvi prima, però soltanto il giornale vi può servire a rifletterci e vi può servire anche a emozionarvi. Grazie mille.